In questo video andrò a configurare sulla mia istanza di test di OpenHAB 3 il Remote OpenHAB Binding, una delle principali novità di questa nuova versione 3. Il Remote OpenHAB Binding, come suggerisce il nome, permette di connettere diverse istanze di OpenHAB versione 2 e versione 3, mentre la versione 1 non è più compatibile. In questo modo è possibile da un'istanza di OpenHAB interagire con tutti gli item presenti in un'altra istanza. Dal mio punto di vista, questa è una delle nuove funzionalità più importanti perché permette di aprire il proprio sistema a diversi casi d'uso. Ad esempio, è possibile utilizzare degli add-on che attualmente sono presenti solo sulla versione 2, mentre sulla versione 3 non sono ancora compatibili. Oppure si possono far girare istanze distribuite di OpenHAB su diversi server e avere un sistema ridondante in caso di guasti e irraggiungibilità. Non per ultimo, per chi si trova un sistema OpenHAB 2 attualmente funzionante come potrebbe essere il mio caso, può decidere di non migrare tutto su OpenHAB 3 ma di utilizzare solo la nuova interfaccia grafica e lasciare quindi il motore centrale sull'attuale versione 2. E questo implica un bel risparmio di tempo perché non è necessaria una riconfigurazione di tutto il sistema. Dopo questa invitante introduzione andiamo a installarlo e testarlo con un esempio concreto sulla mia attuale versione di test. Prima di iniziare il nostro test, come al solito, vado a fare un aggiornamento del sistema per verificare se ci sono delle nuove versioni da installare. L'aggiornamento è finito e andiamo a vedere cosa mi ha installato di OpenHAB. Ok, mi ha installato la versione 3.1.0. Anche perché non so se lo sapete, ma è uscita la versione 3 ufficiale stabile e intanto stanno anche sviluppando le versioni, diciamo, snapshot più avanzate, non stabili però. Io al momento sto resistendo perché poi voglio installare il sistema operativo OpenAbian direttamente sul Raspberry e quindi lo volevo fare dopo aver fatto tutta una serie di test su questa versione che attualmente sto usando. Però per il momento lascio andare avanti le installazioni e gli aggiornamenti. Ok, a questo punto andiamo sulla nostra homepage di OpenHAB. Giusto per curiosità andiamo a vedere la versione installata, la 3.1.0, e ci loghiamo per sbloccare il menu di amministrazione e andiamo a installare il binding OpenHAB Remote. Quindi andiamo su Bindings, clicchiamo il solito più, cerchiamo Remote. Ecco che ci è apparso Remote OpenHAB Binding e lo installiamo. Ok, dovremmo avercelo qui nella lista, perfetto. A questo punto andiamo su Things e clicchiamo sul più per aggiungere Things relativo al nostro server OpenHAB versione 2. Qui installiamo il bridge, clicchiamo e inseriamo l'indirizzo IP del nostro server. Guardiamo le proprietà avanzate, HTTPS non lo usiamo, la porta di default, SSL niente. Direi di lasciare tutto di default nel caso in cui abbiate l'accesso all'API della versione 2 con autenticazione, dovrete gestire il token di autenticazione qua. Ok, lasciamo pure tutto i nomi di default e creiamo la nostra Things. Ok, è online, quindi l'ha raggiunta, quindi sembra che tutto funzioni. Entriamo dentro e andiamo a vedere nei channel se ci appaiono tutti gli item. Perfetto, direi che tutto sta funzionando perché tutti questi sono gli item che io ho, e ne ho veramente tanti, che ho sul mio server attuale. Direi che possiamo vedere, io andrei a configurare i due item che mi fanno vedere il consumo di energia nei due piani di casa, che sono il BA All Sensor Power e il GF All Sensor Power. Quindi li possiamo aggiungere con la solita modalità semantica, quindi li aggiungiamo come punti al modello, direttamente punti, così saltiamo un passaggio, saltiamo il passaggio dell'equipment, tanto adesso stiamo solo testando che funzioni il collegamento. Quindi
Quindi andiamo a cercare i nostri channel, cerchiamo con power, aggiungiamo il BA e il GF, lasciamo pure tutti i nomi di default, come tipo gli andiamo a dire che è un numero, cerchiamo power che facciamo prima, come categoria mettiamo energy, ma tanto questa è semplicemente l'icona che adesso si vede pure male, ma non importa. Come classe semantica è una misurazione e la proprietà dovrebbe esserci power anche in questo caso. Ok, andiamo a fare la stessa cosa per il GF. Ok, siamo a posto, possiamo fare add to model e dovrebbe averci creato i due items. Andiamo a vedere, già vediamo il valore di potenza consumata al piano terra e al seminterrato, quindi sembra che tutto funzioni. Come prova possiamo andare a vedere la sitemap dell'OpenHAB 2 attuale, in modo tale che verifichiamo che i valori siano quelli giusti. Quindi apriamo la nostra sitemap, andiamo su consumo energia e abbiamo 183 piano terra e 47 seminterrato. Adesso vabbè, i valori cambiano, 47, 175, 177, andiamo a vedere. Ok, 173, 49, 49, 185, 179, sì, ok, ci siamo. A questo punto possiamo andare ad aggiornare la nostra sitemap che avevamo creato di test la volta scorsa, aggiungendo questi due valori anche. Quindi andiamo sulla nostra sitemap, aggiungiamo widget testuale, scriviamo consumo piano terra come label, come item scegliamo il GF, l'icona, vabbè, mettiamo energy, così ci appare, e poi aggiungiamo anche quella del piano consumo seminterrato, aggiungiamo il BA energy e siamo a posto. A questo punto salviamo e andiamo a vedere la nostra sitemap se ci fa vedere i valori 185, 49, 181, 49, 181, 49. Perfetto, funziona tutto e questa è un'ottima cosa. Renderà molto comoda la migrazione che dovrò fare. A questo punto andiamo a vedere la nostra pagina di layout principale di OpenHAB, che dovrebbe farci vedere. Allora, nei dispositivi penso nulla perché non abbiamo creato l'equipment. Infatti qui non lo vediamo e ovviamente dentro luci non lo vediamo. Vediamo solo quelli dell'altra volta, però dentro proprietà dovremmo vederli, eccoli qua, potenza, e abbiamo i due valori. Direi che tutto funziona, quindi possiamo iniziare a ragionare su come utilizzare questo binding in fase di migrazione.